Miseria e disperazione spinsero fuori di casa questa ragazza la mattina del 12 aprile dell'anno scorso. Se avesse potuto rifugiarsi dall'uomo che amava e col quale si vedeva da un anno, forse non sarebbe successo nulla. Ma improvvisamente lui non si era fatto più vivo. Camminai tutto Lungotevere e vedendo tutti quei ponti mi venne l'idea. E fu proprio lì che cominciai a pensare che era inutile continuare. Decisi di farla finita. Ma lì sul ponte c'era troppa gente. Al ponte seguente scesi giù. C'era un bambino che pescava sulla riva, ma vedendomi piangere si spaventò e scappò via. E come si buttò? Con un tuffo? No. Andai avanti piano piano, fino a che l'acqua mi arrivò al petto. Mi ricordo che con un piede toccavo ancora la riva. Perciò diedi una spinta e la corrente mi trascinò al largo. Andai a sbattere contro quel pilone. Ma lì già non capivo quasi più niente. Vidi confusamente tanta gente che gridava e si sporgeva. Poi un mulinello mi trascinò giù e non capii più niente. Sono stati quelli del barcone laggiù che mi hanno salvata. E voi cosa avete fatto? Abbiamo preso la barca e siamo andati a prenderla. Era rimasta nell'acqua circa 5 minuti. Perché le veste già l'avevano sorretta e quando l'avevano tirata su già non capiva più niente perché aveva bevuto troppa acqua. Mi svegliai all'ospedale, c'era parecchia gente, i miei familiari, altri. C'era anche lui e chi mi aveva salvato. Quest'ultimo cercava con parole gentili di confortarmi, dicendo che ero troppo giovane, che ancora la vita non la capivo tanto bene e tutte queste cose. Io non lo guardavo in faccia, non rispondevo neanche. Un dato momento mi disse, ma signorina, pare che lei mi odia a me. Cioè, in questo momento mi ucciderebbe. Io dissi sì, è così. Ma non era contenta di essere ancora viva? E che scopo c'era ormai? Le pare comunque che la vita, malgrado tutto, abbia dei lati buoni. Guardi, in quel momento no, non lo pensavo questo. Pensavo che la vita era brutta, non c'era nessuno scopo. Ma adesso è contenta, no? Adesso sì.